Il ghetto di Venezia è stato il primo ghetto ebraico creato. Ancora oggi, il ghetto è un quartiere molto caratteristico di Venezia, tuttora abitato dalla comunità ebraica. Nel tempo, esso è diventato un centro di riferimento della cultura ebraica, non solo veneziana. Vi arrivano persone da tutto il mondo, sia per visitare e conoscere uno dei luoghi storici dell'ebraismo, sia per partecipare alla sua vita culturale. Per capire cos'è il ghetto, bisogna però conoscere la storia degli ebrei in Europa. Sono sempre stati odiati dai cristiani. Ancora oggi esiste un pregiudizio razziale nei loro confronti. Fin dalla nascita del cristianesimo, gli ebrei sono stati accusati di deicidio, cioè di uccisione di Dio, ovviamente riferito alla crocifissione di Cristo. Nel corso di 2000 anni, l'atteggiamento dei cristiani verso gli ebrei si è via via modificato. La filosofa Hannah Arendt lo ha riassunto con la riduzione di una frase fondamentale. Le comunità cristiane del Medioevo pensavano di essere un'immagine del regno celeste in terra. Non poteva farne parte chi aveva ucciso Dio. Gli ebrei perciò dovevano convertirsi al cristianesimo. Spesso anzi venivano convertiti a forza. Col battesimo gli ebrei venivano mondati, cioè si lavava il loro peccato originale, e così la società sarebbe tornata pura. In questa divertente scena dell'armata Brancaleone, ambientata in un medioevo neanche tanto immaginario, una compagnia di pellegrini deve attraversare un pericoloso ponte, il Cavalcone. Il fanatico predicatore Zenone spinge ad attraversarlo, assicurando che la mano di Dio lo avrebbe sostenuto. Ma succede l'imprevisto e ad essere accusato dell'incidente è l'ebreo Abacuc, la serpe in seno. Per questo Abacuc viene battezzato a forza. Vieni, ci pecoro! Transea! Non dubitare! È Letizia! Dio ha levato la mano! Ma perché ha levato la mano? Lo sapete voi? No, padre, non lo sapevo. Perché entrano in San Nida l'impurità? Qualcuno entrano in non ha fede? Chi non ha fede? Tutti avremo fede, mi pare. Quasi tutti. Is. Che? Io che sono... dicete? Chi additate? No, io la mia fede ce l'ho. Certo, sì, certo, la sua fede. Siamo tutti amici. È lo vero, sì. Siamo tutti buoni amici. Oh, orrore! Sei tu forse un eretico? No, so Giudio! Tenevamo uno serpe in pectore! Ecco la causa delle nostre sciagure! Allo battesimo! Allo battesimo l'immondo! Sarai mondo se monterai l'immondo! Alle acque della salvazione! Ai lavacri! Per la purificazio! Non posso! Oggi è lo giorno di San Mansueto e lo tuo nome sarà Mansueto. Avevano paura degli ebrei, considerati spie del demonio,
e quindi pericolosi per la vita della comunità. A questo contribuiva la lingua che gli ebrei parlavano tra loro, del tutto incomprensibile e misteriosa. E poi i loro riti misteriosi, il loro abbigliamento e il loro aspetto. Tuttavia gli ebrei erano utili, innanzitutto perché prestavano denaro a interesse, cioè a usura. Si presta una somma a qualcuno che la restituirà dopo un certo tempo con un interesse, ossia del denaro in più. In questo modo ad essere venduto è il tempo. Questo ai cristiani non era consentito, perché il tempo appartiene a Dio. Gli ebrei apparentemente non avevano questo problema. In realtà il prestito a usura era contrario anche alla religione ebraica, ma era uno dei soli due lavori che potevano svolgere. Così si inventò la scusa che era proibito prestare denaro tra ebrei, ma con i cristiani era diverso. Infatti agli ebrei era vietato possedere terre e case, quindi non potevano lavorare i campi. Per fare prestiti e affari occorre saper leggere e far di conto. Gli ebrei rispetto ai cristiani avevano il vantaggio di saper tutti leggere, perché la religione ebraica impone a tutti di leggere i testi sacri. Per una città mercantile come Venezia, avere i soldi da investire in viaggi e affari era fondamentale, perché senza soldi non puoi armare le navi, farle viaggiare e concludere affari. Quindi gli ebrei a Venezia erano tollerati. Oltre a prestare denaro, gli ebrei commerciavano. I loro negozi erano le strasserie, in cui si vendevano stoffe usate e di poco prezzo. Anche il commercio era in realtà loro proibito, ma col solito spirito pratico i veneziani risolsero il problema. Il negozio ebraico è intestato e dei postanomi cristiani, in genere nobili senza scrupoli, o avidi e senza scrupoli, che qualche volta finivano per prendersi i beni ebraici. I negozi degli ebrei, così come le loro abitazioni, erano sempre in affitto, visto che era loro vietato possedere case e terre. Per abitare a Venezia e svolgere i loro affari, gli ebrei dovevano pagare delle tasse supplementari abbastanza alte. Essi potevano girare liberamente per Venezia, ma facendosi però riconoscere come ebrei. All'inizio indossavano un segno distintivo sul petto, un cerchio giallo, ma poiché era facile da coprire, venne sostituito da un berretto dapprima di colore giallo e quindi dal 500 rosso. Anche se li accoglievano per convenienza, il rispetto dei veneziani e dei cristiani verso gli ebrei è riassunto dal monologo di Shylock nel Mercante di Venezia di Shakespeare, ambientato pochi decenni dopo la creazione del ghetto. Ha voluto prestare denaro solo per carità cristiana. Che vada al suo contratto! Ma se non dovesse farcela, sono sicuro che non esigerete la sua carne. Che vantaggio ne avreste? Di saziare i pesci. Se non può nutrire nient'altro, almeno nutrirà la mia vendetta. Mi ha maltrattato e defraudato di 500.000. Ha gioito delle mie perdite, deriso i miei profitti, disprezzato il mio popolo, ostacolato i miei affari, allontanato i miei amici, saziato i miei nemici. Per quale ragione? Perché sono ebreo! Non ha occhi un ebreo? Non ha mani un ebreo? Organi? Consistenza? Sensi, affetti, passioni? Non si nutre dello stesso cibo? Non è ferito dalle stesse armi? Non soffre delle stesse malattie? Non è curato con gli stessi rimedi? Scaldato, agghiacciato dallo stesso inverno, dalla stessa estate di un cristiano? E se ci pungete, non versiamo sangue? Se ci fate il solletico, non ridiamo. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci fate torto, non ci vendichiamo.
Se siamo a voi uguali in tutto il resto, perché non assomigliarvi anche in questo? Se un ebreo fa torto a un cristiano, a che si riduce la sua carità? Alla vendetta? Se fa torto a un ebreo, quale esempio elevato di sopportazione gli mostra un cristiano perfetto? Solo vendetta. Io metterò in pratica la malvagità che ci insegnate. E non sarà difficile che io vada anche oltre, ben oltre l'insegnamento. La prima presenza di ebrei a Venezia risale agli anni dopo il 1100 e contava circa 1300 persone. Secondo la tradizione, essi abitavano nell'isola più meridionale della città, Spinalunga, forse per questo da allora chiamata Giudecca, cioè zona dei Giudei, anche se gli storici oggi smentiscono questa interpretazione. Comunque, nei tre secoli successivi, essi si diffusero nel centro, soprattutto nella zona di Rialto, il cuore commerciale della città. All'inizio del Cinquecento, per varie ragioni politiche, Venezia diede ospitalità e rifugio a membri di comunità ebraiche di varie origini e provenienza, per cui in città la presenza ebraica era piuttosto numerosa, circa 5.000 persone. Questa grande presenza ebraica in città finì col disturbare la chiesa e molti veneziani. Così nel 1516 la Repubblica di Venezia decise che tutti gli ebrei avrebbero dovuto vivere in un unico isolato punto della città. Gli giudei debbano tutti abitare uniti in la corte de case, che sono in ghetto presso San Girolamo, e da ciò che non vadino tutta la notte attorno, sia preso che dalla banda del ghetto vecchio, dov'è un pontesero piccolo, e similmente all'altra banda del ponte siano fatte due porte, qual porte se debbino aprire la mattina la marangona, e la sera siano serrate a ore 24 per quattro custodi cristiani, a ciò deputati e pagati da loro giudei a quel prezzo che parerà conveniente al collegio nostro. Venne scelto un isolotto nella parte nord-ovest della città, nel sestiere chiamato Canareggio, perché paludoso e ricco di cannetti, quindi un luogo lontano e isolato dal centro. Era un luogo in cui anticamente si fondevano armi. Le fonderie in veneziano si chiamavano getto e questo diede il nome al luogo. Gettare significa infatti versare il liquido fuso. Le fonderie erano divise in una parte più antica, il ghetto vecchio dove si fondeva il rame e una più recente, il ghetto nuovo, dove si buttavano gli scarti della lavorazione. La parte per scelta fu il ghetto nuovo, proprio perché era un'isola quindi facilmente controllabile. Il ghetto nuovo quindi è in realtà la parte più antica del ghetto. Una volta trasferite le fonderie all'arsenale, il terreno venne venduto a due famiglie nobili che vi costruirono dei caseggiati, sistemando la zona e aprendo due pozzi per l'acqua. Le due vere da pozzo hanno ancora lo stemma nobiliare dei costruttori. Gli inquilini cristiani dei caseggiati vennero trasferiti e agli ebrei venne imposto di pagare un affitto un terzo più alto del precedente. I due ponti venivano chiusi a mezzanotte e quattro guardie cristiane pagate dagli ebrei facevano il giro dei canali, badando che nessuno entrasse o uscisse dall'isola.
Sono ancora visibili i punti in cui erano sistemati i cardini dei portoni. Per ospitare il gran numero di persone, le abitazioni vennero innalzate fino ad 8 piani, abbassando l'altezza di ciascun piano. Le case del ghetto erano le più alte di Venezia. Presto, numerose altre città seguirono l'esempio di Venezia, creando dei ghetti ebraici. Roma, 1555. Ancona, 1555. Bologna, 1566. Firenze, 1571. Verona, 1600. Padova, 1603. Fino al 500 gli ebrei veneziani erano di origine italiana o tedesca. Gli ebrei italiani erano di origine più umile. Erano generalmente poveri e svolgevano lavori semplici. I tedeschi, invece, erano piccoli commercianti e prestatori di denaro. Dal 1541 a Venezia arrivarono ebrei di origine spagnola e portoghese, ponentini, e dall'Oriente, Grecia e Turchia, levantini. Si trattava di mercanti piuttosto ricchi, che permettevano i commerci con ricchi mercanti, quindi Venezia fu contenta di ospitarli. Per questo fu necessario ingrandire il ghetto. Ai nuovi arrivati venne concesso il ghetto vecchio, con parecchio più spazio a disposizione. Ancora oggi ci sono calli e campielli che ricordano il nome delle famiglie che vi abitavano. Nel 1663 lo spazio del ghetto venne ancora ingrandito con il ghetto nuovissimo, due caseggiate a est del ghetto nuovo. Il nome della calle del portone ricorda il portone che chiudeva il ghetto. Tra le varie comunità ebraiche erano notevoli. Innanzitutto erano differenze economiche. Levantini e spagnoli erano ricchi e rispettati, mentre i tedeschi e italiani no. Poi religiose. Levantini e spagnoli erano di rito sefardita, mentre i tedeschi erano schenaziti. Molto diverse erano le lingue, la cultura, le tradizioni, i modi di vita, il modo di vestire, il cibo, come le sardelle in Saur, una pietanza tipica veneziana, ma portata dagli ebrei. Anche se nel ghetto c'era molta tolleranza, non mancavano certo momenti di incomprensione e di tensione tra le diverse comunità.
Le differenze religiose fecero sì che ogni comunità avesse la sua sinagoga. Nel 600 esistevano 9 sinagoghe. Solo 5 di queste esistono ancora. Esse sono chiamate col nome veneziano di scuola, cioè luogo in cui si impara la religione. In Ghetto Nuovo si trovano le scuole a schiena zitte, la scuola italiana, la scuola grande tedesca, la scuola Canton, chiamata così forse perché si trova appunto in Canton, cioè in un angolo del ghetto. In Ghetto Vecchio si trovano invece le due scuole sefardite, in quello che è chiamato appunto Campiello delle Scuole. La scuola spagnola, costruita da uno dei più grandi architetti veneziani del tempo, Baldassar Longhena, e la scuola levantina, nel cui interno è stata girata anche una scena del film Il Mercante di Venezia. Si tratta delle due sinagoghe più grandi, eleganti e ricche, perché fatte costruire da ricchi levantini e ponentini. Il ghetto era una piccola e popolosa città, vivace e ricca. Vi si trovavano, tra l'altro, un ospedale, una locanda e un albergo. Nel ghetto gli ebrei continuavano le loro tradizionali attività, in particolare il prestito di denaro. Esistevano tre banche di pegno, il Banco Verde, il Banco Rosso e il Banco Nero. La sede del Banco Rosso è ancora oggi visibile. Il ghetto era anche uno straordinario luogo di cultura. Vi predicavano rabbini, che erano autorità culturali famose nel mondo. Alle loro prediche assistevano spesso anche cristiani e persino religiosi. Alla metà del 400 era stata inventata la stampa, che permetteva la produzione di libri in grande quantità, a prezzi accessibili. Nel 500 Venezia divenne famosa per le qualità delle sue stamperie. Diversi stampatori ebrei, cacciati dai loro paesi, Germania e Olanda, trovarono rifugio a Venezia. Così nel ghetto si producevano libri ebraici, che venivano venduti ovunque. I cristiani non vedevano di buon occhio questa attività, ostacolandola fino a farla smettere nel giro di pochi decenni. Nel 1797 Napoleone sconfisse e conquistò Venezia. L'ideale dei francesi di libertà, fraternità e uguaglianza era contrario allo spirito del ghetto, che quindi venne chiuso. Gli ebrei poterono dunque finalmente abitare, lavorare e girare liberamente per Venezia. Divennero cittadini come tutti gli altri, svolgendo ogni tipo di lavoro e assumendo ogni tipo di incarico. La lapide alla scuola levantina ricorda i caduti ebraici nella prima guerra mondiale. La situazione cambiò negli anni 30 del Novecento. L'antisemitismo, cioè l'odio dei cristiani verso gli ebrei, non era diminuito, anzi, esso prese la forma di nuove ideologie razziste, il nazismo in Germania e il fascismo. Gli ebrei tornarono ad essere discriminati, perseguitati e infine uccisi. Nel 1938 in Italia vennero emanate le leggi razziali, che proibivano agli ebrei ogni attività pubblica. Venne loro impedito di insegnare, di fare i medici, di avere incarichi e di lavorare negli uffici pubblici, di sposarsi con cristiani, e i bambini vennero cacciati dalle scuole.
Come gli ebrei di tutta Europa, anche gli ebrei veneziani subirono la persecuzione razziale nazifascista. Nel 1938 la comunità ebraica veneziana contava circa 1200 persone. Molte famiglie erano nel frattempo emigrate in America. Chi era rimasto dovette subire anche umiliazioni di ogni tipo. Tra la fine del 1943 e l'estate del 1944 iniziarono le deportazioni. Oltre 200 veneziani morirono nei campi di sterminio. Solo pochissimi deportati riuscirono a sopravvivere, ma non vollero tornare a Venezia o in Italia. Gli altri furono salvati da amici, conoscenti e persone di buona volontà che li fecero fuggire o li nascosero. Come in altre città, anche a Venezia, delle pietre d'inciampo, cioè formelle in ottone, ricordano il nome di alcuni deportati. Esse sono state poste davanti alla loro casa, nella quale vennero prelevati. In Ghetto Novo, un monumento ricorda i nomi e l'età delle persone scomparse nei campi di sterminio nazisti. Renato Sanguinetti, Girolamo 52, 63, Anna Scaramella Messolano, 9, 63, Edis, Rosella Scaramella Messolano, 6, Aldo 69, 50, Mario Polacco, Lazzaro Ravà, Stella Polacco, Renato Ravà, Dina Polacco, 33, Moisè Gentilli, 50, Fanny Finzi, Raffaele Anna Iarani, Cesana, 63, Marco Iarani, 67, Arrigo Iarani, 58, Gilda Iesru, Foa, 60, Alberto Leone, Ada Vivante, 74, Paolo Herrera, Alba Vivante, 72, Nella Classante, 66, 70, Ada Vivante, Signore Iesru. Oggi la comunità ebraica veneziana conta circa 500 persone, diverse delle quali provenienti dall'estero, attirate dalla storia e dal significato culturale del ghetto. Il ghetto di Venezia non è più un luogo di chiusura, di isolamento, ma di cultura, di incontro e di conoscenza. Un angolo di Venezia unico, prezioso e quasi magico. L'epoca di Shylock, l'ebreo maledetto, è finita. Dipende anche da noi che sia finita per sempre.